Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guetta Reale. Eccoci qui di nuovo con Prince of Persia The Lost Crown. Ragazzi, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Siamo nella zona dell'albero di Soma. Dobbiamo andare verso il nostro obiettivo facendo quest'altro giro. E vabbè, stiamo lasciando un po' di cose per il semplice fatto che ci mancano dei poteri e che stiamo andando a recuperare probabilmente. Mi raccomando, voi ragazzi, come sempre, continuate a lasciare like e condividete questi video, insomma, commentino tattico per supportare questa serie. Sul titolo mi sto infognando a bestia. Penso che adesso arriverà anche una bestia che ci farà il culo. Aia. I'm always in need of new servants. È necessario? Ok, no. Diana, regina della foresta. Questa ci fa male, questa ci fa male tanto, credo. Uppela, Madonna santissima, m'ha asfaltato malissimo. No, non posso parare. Non posso parare quello. No. Ah, vabbè. I buboni. No, non è vero, avevo schivato, avevo provato. No, se ne va troppo subito. No, ecco, ho sbagliato tantissimo io, va bene. Dov'è? Va bene. Oddio, potrò usare anche il potere in qui. You will serve. Ma se io... Ma io sto a fare male. No, qua ho sbagliato tantissimo. My world now. Aia, bellissima, mamma mia. Che stile, che stile. Quanti... Aspetta, non sto a capire. E niente, non sto capendo un cazzo. Se no è un momento... Quello lì un po' più... vabbè, la madonna però. Cristo. No, vabbè. Lasciamo
sta parata così. Non è coglione che sto, Dio Cristo. You will serve. Qua non riesco a capire proprio dando cazzo dentro. No, merda, la Madonna incoronata. No. No, che cazzo fai? Ho sbagliato tantissimo. Ti dirò. My world now! No, no, è vero, questo va così. Così un attimo. Mi devo sfruttare questi, tanto non ho tempo per fare quella. Come detto, non riusciamo a evitarlo. Merda. Attenzione. Questa era tosta, questa ci ha fatto sudare. Thank you.
Thank you, young mortal. You saved my life. I would like to show you my gratitude, okay, but I cannot. Ah, e allora, what do you niente. Mean? You have triumphed over a thousand foes. Yet there is one place, deep within you, that remains beyond reach. Only you can unlock it. Thank you again, Sargon. The forest and the Soma tree are safe. Now I can return to my peaceful life beneath its branches. Beh, date. Ok, raccogliamo il petalino, immagino, e quindi dovremmo aver un'altra tacchettina di salute che non fa mai male. Ok, ok. Qui c'era molta cattiveria, e in questo bossino. Bossino o bossone? Voi buboni maledetti, qua purtroppo ancora non sappiamo come sponnarve, però mi segno questa cosa, perché comunque dobbiamo ritornare. Cioè, questi sappiamo che li sfondiamo con questo, ma noi i buboni non possiamo portarceli dietro, quindi non so se poi ci sarà un modo per sparare i buboni, magari con questo. Qua ci dovrebbe essere un'altra piuma, come ci aveva detto, che immagino che sia per il doppio salto. Spero di sì. È quello che manca, da quello che abbiamo visto. Crea una frattura nello spazio-tempo con cerchio per intrappolare oggetti, proiettili e nemici in un'altra dimensione. La dimensione può contenere solo un'entità. L'icona compare quando è piena. Premi cerchio di nuovo per lanciare l'entità in direzione L. Ah, quindi è per i buboni da lanciare nei cosi, immagino. Lanciando un oggetto potrà infliggere danni. I nemici invece saranno confusi e combatteranno per Sargon per qualche secondo. Cazzi, quindi dovrei andare Speravo qualcosa di meglio, onestamente. Speravo nel doppio salto, devo dire la verità. Quindi un po' più vicino. No, più che altro mo chi cazzo si ricorda dove stavano. Più vicino, proprio vicino. Questo probabilmente è per provare anche sta cosa. Dovrebbe combattere per noi, no? Ma pure a te devo stare già qua? Ok. Allora questo me lo puoi togliere. Là. Quale urto. Il fatto è che io mo in tutte queste cose non so dove cazzo. Cioè, mo per dire qua. Ah no, qua. No, Cristo, non così però. Mi devo andare a prendere un bubone. Dove lo trovo il bubone io adesso? Buboni, ci siete? Aspetta, i cristalloni qua perché li abbiamo lasciati. Siamo dei coglioni. Qua. Dei cristalli, cristalli, cristalli. I cristalli. Va bene, tanto adesso questo ci serviamo. Noi adesso quello l'abbiamo preso, no? Quindi facciamo così. Va bene, va bene, va bene. Ne passa la pena? Io non saprei. Però
realtà mi posso prendere il bubone pure per quell'altro coso. Non lo so se arriva. No, il bubone è comparso. Attenzione, piano piano, che qua ci vuole della coagine per... Attenzione, incredibile, incredibile. Straordinario. E va bene. Ci serve comunque un altro bubone per aprire questo macinino. Da qualche parte ci deve stare per forza, se no. Guatam! Allora, piano, perché... Ma io posso lanciarlo anche... Allora, oggetto prezioso, frammento di memoria, perfetto, perfetto. E questo qua adesso lo possiamo eliminare, che è dove siamo andati prima, no? Così. Fatemi raccapezzare un attimo, perché io... Sì, sì, questo... E perché c'è quest'altra strada qua? Vabbè. Farsi tutte queste domande. Prendi e porta a casa. Allora, adesso dobbiamo andare lì un po', più che altro perché io non so se l'ho lasciato, le ho lasciate perché questo l'ho preso? No. Aspetta. Ok. Però aspetta, sopra ci eravamo bloccati per altri motivi, mi sa. Inutile che è arrivato sopra. Festa di tua mamma. Non lo so. Oh la madonna. Così tanto. Cazzarola. Ammetto solo che adesso non ho un boss. Però ci apre il culo come se non ti fosse mai. Allora, prima magari. Se riuscissi ad eliminare quei pezzi di merda. No, non si riesce così. Perché sto cercando di guardare quelli là che cazzo fanno. No, non fa neanche più né parate. Onesto, Cristo Santissimo. Nella balera. Può lavorare così.
qualcosa che magari dai dai, che un po' di lato. Okay, ma io comunque quelli là non riesco a beccarli, però. Cioè, volendoci arrivare io là, come faccio? Qua dietro? Pezzi di merda. Bastardi maledetti. Allora, se riesco. Allora aspetta, aspetta, un attimo prima. Io quando la vedo molto più semplice del Previstius. Tutto per andare, ok, qua dove c'è probabilmente qualcosa da raccattare. Mazzo 2. Get out of the way. Quindi siamo in 3. Hear me out. We should work together. Sì, eh. Listen to him, it's a trick. More. Come on then. We aren't enemies. This is a gift. A gift? This one is too far gone. Kill him, Sargon. Shut up. Let him speak. What do you mean by a gift? It's a gift to see other paths, to be given Simorgh powers. We need to share this knowledge. Nonsense. You see, he tricks us for the powers. Enough! Both of you are in my way. Bravo. Quello che ha detto sono cazzi da cagare. Dove sto? Non so più chi sono, ma dove cazzo sto? No, ho usato pure la cura della mamma puttana. Dove sto, Cristo Dio? No, vabbè, così no però. E non mi fa neanche l'attacco di... Ma no, no, io non riesco a capire chi sono, però. Non riesco neanche a muovermi. Così non si vede un cazzo, onestamente. Non si riesce veramente a capire niente. Cioè, non so voi se riuscite a seguire l'azione, ma io non capisco un cazzo. Cioè, onestamente... Guarda sto coglione che... Guarda la madonna. No, ma non riesci a muoverti, cazzo! Cioè, io prima di tutto non so dove sto. Non riesco a fare niente. Maledetti.
No, questo è veramente un dito nel culo, sta cosa, comunque. Teletrasporta di sopra i nemici e schiacciali a terra direttamente dal cielo. Attivabile solo da noi, equipaggiabile non di altra presso l'albero. Ok, va bene, fammi vedere com'è. Ti dirò. Quella di livello 2 che mi cura comunque ha il suo perché, eh. Quindi onestamente non saprei. Non saprei. Allora, in tutto ciò dov'è che dobbiamo andare? No, da un'altra parte lo so, però tra queste cose credo che... Teletrasporto qua e là, se uno riesce a salire. Quello non siamo noi, naturalmente. Quindi con questa abilità che abbiamo, dove è? Che cazzo ne so che cosa possiamo recuperare. È quello il fatto che onestamente, ma a parte qualche zona dove ho segnato cose, ma tante altre, boh, chi lo sa. Chi lo sa. Non so se vale la pena continuare per la principale, insomma, senza... Allora, siamo arrivati al porto sommerso, ora capiamo dove possiamo gigioneggiare. E tra l'altro mi ero affacciato anche qui perché ci mancavano queste zone, cioè tra virgolette mancavano, perché qua è dove avevamo preso l'arco. Però ho saltato perché, vedete, là c'è quel baracchino, quindi giusto per fare la foto. C'è quel qualcosa che dobbiamo sbloccare più avanti, però qui forse poi si potrà andare. E qui in realtà c'è questo del, vedi, quello giallo, ma non ho la melmina da lanciarci, quindi non ci si arriva. Purtroppo non abbiamo la melmina da utilizzare, non si trova neanche nei paraggi, quindi aspetta per cazzo, vediamo cosa c'è. Se si ricollega in linea teorica penso di sì, ok, qua facciamo così, perché là non riesco a vedere se c'è qualcosa, quindi facciamo che diamo un occhio con... non si capisce se c'è qualcosina o meno. Qua c'è l'alberello e va bene. E ci siamo sostanzialmente ricollegati a questa parte qui, sì. Va bene. Ok. Quindi penso che possiamo andare verso l'obiettivo. Magari con il teletrasporto andiamo qua. Giusto. Allora, in realtà abbiamo 1600 monetine, magari... qualcosina al rifugio ci esce. Vediamo, diamo un'occhiata. Che può pure ricordarsi tutte queste cose, che è un cazzo di casino. È in zommola. Allora, prima vediamo qua se abbiamo qualcosa da migliorare nella cucina. Cioè, se abbiamo cosa da migliorare nella cucina, però vorrei capire se... Do you wish something forged? Allora, a parte i serzi, questi qua potenziamenti, le spadine 6,50 e due di quelli che ci abbiamo. Ok, vabbè, questo ci sta. Discreto aumento dei danni con le spade, sì. Questo va fatto. Va fatto. Facciamo più danni. Ben venga. Poi di questi non è che se ne trovano tanti, almeno io non è che abbia trovato tanti di quei cosi. Grande aumento della salute massima, ok. Una parte della salute dopo una parata riuscita.
questo si può fare. Questo è quello che sto usando. No, noi al momento ci abbiamo. Vabbè, quello. Questo sì, dai. Ok. Ce ne abbiamo tanti di questi fighi, però. Va bene, va bene, va bene, va bene. Come detto, ce lo mette in automatico. Andiamo a vedere se qui ha qualcosa di utile la signora. Petalo, mo siamo arrivati giusti giusti, quindi non conviene. Efficacia pozioni. Ma sì. E onestamente, però, signori, già che ci siamo, questa è una cosa che, vabbè, mo, perché ce la siamo andata per le lunghe, però questi sono da fare, questi sarebbero da good fare. To see you. Mo abbiamo fatto ste due, però, cioè, se uno vuole padroneggiare, scusate, almeno magari. Però tutte le mosse aeree a tua disposizione. Io già non mi ricordo queste, figurati. Però, vabbè, giusto per, ce lo facciamo insieme, signori, vi faccio vedere un pochino tutto, anche per farvi vedere le tecniche che ci sono, che non è semplice, premi sempre lo stesso tasto e vai. Ready for the next lesson? I'm always ready. You know about mid-air combinations, but there are other options. Try to reach the flying enemy. Allora. Va bene, questo ce l'abbiamo. Easy. You cannot chain attacks after this move, but it. Alternatively, you can aim at enemies directly. Qua. Ok. Vabbè, queste in realtà già le abbiamo usate in diverse occasioni. Poi, se l'analogico andasse dove deve andare, sarebbe. Now that's a new way to lift up the enemy. You can send the enemy up even higher with aerial combinations. Ok. Quindi. No. Ma che cazzo? No, non ci sono mai neanche. Ok. Porca troia puttana. Perché più che altro non è facile l'analogico che se ne va per cazzi, cioè non so per quale motivo ignobile. Ok. This technique is valuable. You can save on time or throw your foe towards environmental hazards. Sì, ma io non mi ricorderò mai tutte ste cose. You can also send them crashing into the ground. Bene. Bravo. Ok. Sarebbe anche il colpo tecnico da lui. If I rush to the ground afterwards, I can maintain esatto. My flow before they get back on their feet. For that, you know more than I do. I. Very funny. Ok, ok. Per quanto ce li ricorderemo, no, direi di no. Anche perché poi queste cose intere segna. Sarebbe bello una lista dei combo, che forse c'è, in realtà devo controllare. Attacchi con carica, più rischiosi per chi li utilizza, ma estremamente potenti. Scopri gli attacchi caricati con. Facciamo ogni tanto, magari ci facciamo qualcuno. Remind me what our ancestors said about Athra. Athra flows through the universe and all living things. As much as weapons are the extension of our bodies, Athra is the extension of our will. Precisely. You've been listening. Bravo. Athra can be channeled, intensified in your blades.
Athra-charged attacks have several advantages. They can be destructive and even increase your focus. Va bene. Vabbè, questi già riusciamo a spawnare le volte. Look at you. I can see your Afra radiating. You've embraced the teachings of our ancestors. You've come a long way since I met you. But mastery is a never-ending journey. Now then, focus your Athra in the middle of a ground combination. Right in between moves. I'll give it a try. Ah, vedi, questo non sapevamo. Attacco. Punta, vedi, con l'affondo. It's effective at annihilating enemy defenses. And if they do not break, they will certainly be weakened. Okay. Are you also able to do that in the air? I've practiced the technique to crush targets from above. I'll show you. Dove l'hai imparato? Quindi. Ok. Perfect. Va bene, ci sta. These are strong attacks, and they knock back the enemy, marking the end of the combination. With proper training, Athra, the everlasting blade. Ok, allora signori, il colpo caricato va bene, il salto, cioè quello che quadrato li lanci in alto, quadrato, quadrato e di nuovo quadrato caricato, ok, e basta, basta, non no, ma come cazzo fai a ricordartele tu queste cose? Io ho delle serie problematiche comunque con la memorizzazione delle combo, per questo non gioco i picchiaduro, tra l'altro, tra parentesi. Cioè, picchiaduro sono bellissimi, ma io cioè proprio le combinazioni non riesco a memorizzarle. È proprio una cosa contro la mia memoria. Infatti, ad esempio, noi ora dove eravamo? No, più che altro dovevamo andare. Aspetta prima che ce la capezziamo qua. A questo, giusto? Sì, e poi proviamo a scendere. Sì, là non potevo segnarlo, quindi non so a destra perché non ci si possa andare. Non mi ricordo qual era il blocco che c'era là, ma non credo di aver sbloccato niente di particolare per passare da qua, o no? Vabbè, possiamo pure andare a vedere, non è che c'è. Che succede niente. Quindi adesso, signori, ricordiamoci il colpo in alto. Allora, prova. Colpo in alto, tacca, e colpo in alto in basso. Quell'altro invece è tacco, punta. Ok. Vabbè, tanto al prossimo episodio non sarò scordato. Don't worry. Eccolo, aspetta, allora vieni qua. Bravo. No, non dovevi fare questo. Porco due, stronzo maledetto, bastardo rincoglionito. Sì, quelli sono sulla carta, devi far così, poi non funziona un cazzo. Vabbè, quelli erano quelli per gli scudi, però insomma non benissimo questi tentativi ignoti di imparare tecniche. No, tu aspetta, vieni qua. No, aspetta, va là via. Ok, questo di tirarlo in alto ci piace, va bene. Ci emozioniamo troppo perché riesce. No, ogni tot. Sapim. Sapim. Che poi io vado qua, ma. Ah, ok, qua c'era l'inculata del. Ah no, che ci serviva tipo doppio saltino. Ok, questo doppio saltino esiste, ma chi lo sa. Niente, era giusto per toglierci la curiosità. Non ho neanche più fodine da mettere. Tua mamma, quella gran bagasciona. Va bene, ormai.
Scusa, inseguilo. Sabim! Mamma davvero, Dio di Dio. Mogo, ma cazzo risalgo io. Ucciditi, va. non me ne frega un cazzo pure se perdiamo un po' di cristalli. No, no, vale la pena buttare quei pochi cristalli che perdiamo piuttosto che rifarmi tutta questa scalata. Non ci penso manco per il cazzo. E... che poi non è vero, perché noi là dovevamo andare. Non dovevamo risalire, perché... no, infatti, infatti dovevamo scendere, sì, arco... non scende. E allora è giù la vendetta. Pezzo di merda. Prima te l'ho concessa la sciabolata morbida, ma solo perché dovevamo morirci male. Allora, qua la cosa che dovevamo capire era se quel pertugino che stava dall'altro lato era pertugiabile qui. Quindi facciamo così. Una volta che passa quello, arriviamo, scendiamo. No, ho sbagliato tantissimo. Ho sbagliato tantissimo. Fortuna che lui c'ha il fisico, ma è un po' piano però questo, oddio. Interessante perché qui possiamo fare così, così. Spiccionata, spiccionata, cazzo. E si può andare sia giù che su, in realtà. Giù non te lo consiglio proprio. Su, vediamo. Su ci lavoriamo. Sapim! Vieni qua. Brava, mamma mia, proprio di petto l'abbiamo presa questa muraglia. Vieni qua che forse è più comodo, va. Invece di ammazzarci male là, onesta. E se io te lo sparo qua, saliamo? Bravo, così ci piace. Perché qua, guardala la bimba come... Sargon, sto paio dei coglioni, La mappa? Vabbè, dimmi due parole. Creatures in endless battle. It's dangerous here. No. Well. Remember, you're an adventurer charting your own course, right? Va bene, dammi la mappetta. Ok, vediamo. Mortacci sua. E io pensavo che ci fosse un pezzettino. Un pezzettino, dicevano. Porca troia. E qui sorge il dubbio. Vogliamo provare a esplorare un pochino questa zona fin dove possiamo e fin quando i poteri non ci abbandoneranno, perché ci abbandoneranno. Questo e riprendiamo questa strada. Riprendiamo questa strada. Poi dall'altro lato, che eventualmente si potrebbe anche recuperare, proviamo a vedere se riusciamo a sbloccare la strada. Cazzo, niente. Si arriva tutto dall'altro lato. La peste di tua mamma. Perché questa cosa però? Ah,
avrà una guardia di vita, no? Ah no, io carico quello, non la porta. Allora, qualche inghippo ci deve stare, perché comunque io per arrivare qua oltre devo passare da qualche parte. Ma qua non ci arrivavo e qua... Oddio, là forse per il salto, in realtà noi non ci arrivavamo a priori. Proviamo a vedere qua se c'è qualcosina. No, più che altro...